Poracci, complimenti per aver beccato Anaconda, il minigame che si trovava all'interno del primo livello di Time Splitters 2. E pensare che avevo pure nascosto il nome. Complimenti a Gigione per la precisione e la velocità. Ma ora una nuova sfida. Di che titolo si tratta? Poracci, bentornati o benvenuti su TG Poro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi senza dire neanche una parolaccia. Tante le novità di oggi, tra rumor e conferme ufficiali ce n'è veramente per tutti i gusti. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a supportare il mio lavoro con un piccolo gesto. Anche un like fa una differenza enorme e mi date un aiuto gigantesco. Se poi volete finanziare direttamente la realizzazione di questi video, beh, potete abbonarvi al Patreon, il Patreon dei Poracci. Trovate il link in descrizione. Iniziamo! Partiamo con qualche notizia al volo. Questa sera Motive Studios ha promesso che fornirà un primo sguardo allo sviluppo del remake di Dead Space. Annunciato lo scorso luglio, il ritorno di Dead Space era richiesto da anni dai fan. Per ora abbiamo avuto solo un teaser, ma lo studio che si sta occupando del progetto ha promesso che questa sera su Twitch, alle ore 19 in Italia, quindi probabilmente già dopo l'uscita di questo video, perché indovinate un po', sono in ritardissimo, verrà mostrato qualcosa di nuovo del titolo. Le aspettative sono parecchio alte, anche se non credo si vedrà più di tanto. Voi dal futuro ditemi un po', questo Dead Space come si presenta? Convince? E a proposito di reveal imminenti, Warner Bros. Ha confermato che due attesissimi titoli del suo catalogo saranno mostrati nuovamente durante la seconda edizione del DC Fandom, che inizierà il 16 ottobre. Annunciati durante la Fandom dell'anno scorso ad agosto, Gotham Knights e Suicide Squad sono spariti da radar per più di un anno, nonostante ci sia molta curiosità intorno ai prossimi progetti di Rocksteady, autori della trilogia di Arkham, e di Warner Bros. Games Montreal, precedentemente responsabili del prequel Arkham Origins. Avendo adorato tutti e tre gli episodi di Arkham, non vedo l'ora di scoprire di più sul gioco della Suicide Squad, ma anche Gotham Knights ha un grande potenziale, anche se sembra un'esperienza più incentrata sul multiplayer. Mentre Nintendo of America ha pubblicato un video di quasi 9 minuti incentrato sulla modalità co-op locale a due giocatori di WarioWare, il canale di Nintendo Italia ha pubblicato il video uscito già la settimana scorsa. Beh, meglio tardi che mai, no? Non ci sono quindi reali novità sul titolo, se non fosse che il doppiaggio in italiano di Wario mi fa morire dalle risate. Sono io, Wario! Non so voi, ma io sono sempre più in hype per Get It Together. E sul serio, c'è veramente bisogno di stabilire quale sarà il GOTY 2021? E chiudiamo questo breve segmento con una mod a dir poco fuori di testa. Siamo tutti d'accordo nel dire che Flight Simulator è un simulativo pressoché perfetto, però dai, parliamoci chiaro, ha un difetto enorme. Al motore di gioco manca qualcosa. Sì, ci vorrebbe più Mario Kart. È questo quello che deve aver pensato il Logicoma nel creare una mod a tema Mario Kart per il simulatore del momento. I percorsi riprendono alcuni dei tracciati iconici della serie e sono fatti benissimo. E poi c'è anche Mute City direttamente da F-Zero, per me un vero colpo al cuore. Vi lascio il link della stream di presentazione in descrizione. Recuperate il video perché merita assolutamente la pena di essere visto. Poracci, siamo alle porte di settembre e siamo pronti a ripartire. E anche i rumor non si fanno attendere. E prima che il web impazzi cercando di stabilire quale sarà la data del prossimo Nintendo Direct, le prime speculazioni che iniziano ad agitare internet riguardano un aggiornamento molto importante del Nintendo Switch Online. Questa volta il servizio in abbonamento di Nintendo sarebbe pronto ad accogliere il ritorno di una console leggendaria, il Game Boy. Secondo alcuni insider, Nintendo avrebbe intenzione di evolvere ulteriormente l'offerta contenutistica del Nintendo Switch Online. Dopo i cataloghi NES e SNES, l'azienda di Kyoto starebbe preparando l'inclusione di una selezione di titoli provenienti dalle librerie della sua prima console portatile, il Game Boy, e della sua revisione a colori, il Game Boy Color. Notizia che era nell'aria già da un po' di tempo, quando nel 2019 erano stati trovati da dei dataminer ben 4 emulatori all'interno delle linee di codice dell'app del NES.
Secondo Nate the 8 e il mitico Modern Vintage Gamer, il terzo emulatore, nominato Yoko, sarebbe proprio dedicato ai titoli Game Boy e Game Boy Color. Nintendo Life, altro sito molto autorevole, ha confermato questi rumor, aggiungendo che secondo le loro fonti l'inclusione delle due console portatili sarebbe programmata molto presto, nell'immediato futuro. Per quanto sia una notizia da accogliere a braccia aperte, c'è comunque un aspetto non proprio positivo. Sono tutti concordi nel ritenere escluso da questo aggiornamento il Game Boy Advance, piattaforma su cui Nintendo ha intenzione di monetizzare in altri modi, come dimostra il recente annuncio del remake di Advance Wars 1 e 2. Ci sono tantissimi capolavori che approderebbero su Switch, ma il GBA rappresenterebbe quel salto di qualità in grado di rendere un ottimo update una vera miniera d'oro. Nulla è ancora confermato, però credo che queste voci siano abbastanza attendibili e non mi sorprenderebbe vedere Nintendo rinnovare l'offerta del Nintendo Switch Online proprio a settembre, mese in cui scadono molti degli abbonamenti annuali. Voi poracci cosa ne pensate? Sareste contenti di un'aggiunta del genere o preferireste che Nintendo si concentrasse su altre console o iniziative? La recente acquisizione di Bethesda da parte di Microsoft ha dato uno scossone non da poco al mercato videoludico, con l'azienda di Redmond che si è assicurata un catalogo di esclusive immenso. Ci sono però ancora molti dubbi e speculazioni sull'effettiva esclusività di alcuni titoli, ma sul capitolo Starfield è appena stato messo definitivamente un bel punto. Durante una stream tenutasi recentemente, la Bethesda Gamescom Stream, alcuni utenti hanno interpretato le parole del vicepresidente del Global Marketing di Bethesda, Pete Hines, come indizi che Starfield potrebbe arrivare in futuro anche su PS5. Hines ha più o meno detto che l'acquisizione di Bethesda non significa che non si vedranno mai più titoli del publisher su PlayStation, anche se ci sono cose che non usciranno dall'ecosistema Xbox. Riferendosi nel dettaglio a Starfield, ha precisato che si tratta di un'esclusiva Xbox, aggiungendo però che non è detto che nel futuro Bethesda non si apra nuovamente nei confronti di Sony e PlayStation. Queste parole, un po' vaghe in verità, hanno scatenato parecchie speculazioni e sia Hines che Aaron Greenberg, general manager della divisione marketing di Xbox, sono stati costretti a intervenire per chiarire la situazione. Greenberg è stato lapidario con un tweet che recita: Starfield sarà pubblicato al lancio esclusivamente su Xbox Serie X e S e PC l'11 novembre 2022 e sarà possibile giocarlo al day one su Game Pass. Incalzando ulteriormente un utente che ha provato a coglierlo in fallo sul fatto dell'esclusività al lancio e quindi di una potenziale esclusiva temporale, Greenberg ha risposto: abbiamo provato a essere il più chiaro possibile, non si tratta di un'esclusiva a tempo, si tratta semplicemente dell'ecosistema su cui è concepito il gioco. Lo stesso Hines ha confermato che l'arrivo su PS5 di Starfield non era assolutamente quello che intendeva dire con le sue parole, rigirando a chi stava cercando di interpretare i suoi discorsi erroneamente una gif del Grasping at Straws, quello che potremmo tradurre in italiano come arrampicarsi sugli specchi. Sì, insomma, non sembrano esserci più dubbi. L'acquisto di Microsoft è stato finalizzato per massimizzare la potenza e l'appetibilità del Game Pass agli occhi del pubblico Sony, e un titolo come Starfield sarà il fiore all'occhiello dell'imbattibile offerta del pass. C'è da chiedersi però, a questo punto, cosa ne sarà di The Elder Scrolls 6? Seguirà lo stesso destino di Starfield? Fa strano pensare che una serie del genere, dove a 10 anni di distanza dalla sua prima apparizione Skyrim continua ad essere ripubblicato praticamente su qualsiasi piattaforma esistente, rimanga un'esclusiva di pochi hardware. Eppure Microsoft sembra aver fatto veramente il colpaccio. Voi cosa ne pensate? E questo, poracci, era tutto per oggi. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto qua sotto nei commenti per discutere assieme delle notizie del giorno. Noi ci vediamo domani per un nuovo video. Voi, intanto, nerdate duro e fate i bravi. Io sono il Poro Game, Michele Boy. Ciao! Ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che poracci si diventa!